parlerò del congelamento ovocitario visto ai fini della preservazione della fertilità della paziente oncologica. Se noi oggi pensiamo al metodo di preservazione della fertilità della paziente oncologica, la maggior parte di noi pensa in prima istanza che questo venga effettuato, si effettui mediante la preservazione di tessuto ovarico. Non tutti però sanno, se la maggior parte pensa questo, non tutti però sanno che negli ultimi 12 anni, da quando si è iniziato a preservare il tessuto ovarico ai fini di preservazione nella paziente oncologica, fino a dicembre del 2011, cioè fino a 8 mesi fa, erano nati 18 bambini. E non tutti sicuramente sanno che nel 2006 l'ASCO, l'American Society of Clinical Oncology, aveva fatto una flowchart per di varie metodiche per quanto riguarda le modalità di preservazione della fertilità, e tra queste metodiche c'era anche il congelamento ovocitario. Il problema del fatto che ancora oggi l'istituzione, gli ospedali, i grandi centri chirurgici oncologici vogliano istituire dei centri di preservazione della fertilità mediante congelamento del tessuto ovarico, si basa fondamentalmente su due problematiche. Una problematica tecnica, l'ha detto Antonio, il professor Lanzone prima, che il problema principale è che annesso alla grande struttura chirurgica oncologica ci deve essere, affinché possa essere effettuato un buon programma di congelamento ovocitario, ci deve essere un centro di procreazione medicalmente assistita. È molto più semplice prendere mezzo centimetro quadrato di corticale ovarica e metterla all'interno dell'azoto, piuttosto che fare una stimolazione, prendere ovociti, congelare ovociti con e soprattutto congelarli in maniera efficace, per rendere efficace poi per la paziente la possibilità di utilizzare questi ovociti. E una necessità di fare una stimolazione ormonale. E in queste pazienti oncologiche ancora c'è molto, da parte di tutti, da parte dei medici di base, da parte dei ginecologi, la maggior parte dei ginecologi, da parte della maggior parte degli oncologi, e sottolineo maggior parte perché fortunatamente non tutti, il preconcetto che gli estrogeni fanno male sempre e comunque, soprattutto in queste pazienti. Andiamo a vedere un attimo il cancro, il classico cancro che unisce l'estrogeno dipendenza e alla purtroppo maggiore frequenza per le donne in età riproduttiva. Vedete che in Italia il cancro della mammella ogni anno interessa circa 50.000 donne, nuovi casi, e di queste il 5% ha meno di 40 anni, quindi questo rappresenta un gruppo di persone, che sono maggiormente candidabili alla procreazione medicalmente assistita. Fortunatamente c'è anche da dire che grazie alle metodiche di prevenzione e di diagnosi precoce l'85% di queste donne guarisce a 5 anni. Ecco che diventa molto importante, soprattutto in quelle giovani, avere anche una speranza una volta passata la malattia di poter concludere il loro percorso riproduttivo o realizzare il loro percorso riproduttivo. Ma gli estrogeni, è stato dimostrato in vitro, che determinano una proliferazione delle cellule neoplastiche del cancro della mammella, e che durante la stimolazione ormonale noi abbiamo dalle 10 alle 20 volte i livelli di estrogeni per un breve periodo di tempo, per circa una settimana, di quelli che si hanno fisiologicamente. 1 più 1 fa la stimolazione ormonale con iperestrogenia indotta non può essere somministrata a questo gruppo di pazienti. Però andando a rivedere la letteratura, le risposte in letteratura ci sono. Come dicevo prima, cioè basta andare a studiare. La maggior parte degli oncologi pensa che le stimolazioni ormonali non possono essere fatte in queste pazienti, la maggior parte dei medici di base, la maggior parte dei ginecologi è lo stesso. Però se noi andiamo a vedere
in letteratura, dei dati abbastanza rassicuranti ci sono. Per esempio, questo lavoro del 2010 che mette in correlazione il rischio di stimolazioni ormonali con il cancro alla mammella nelle pazienti sottoposte a procreazione medicalmente assistita è uno studio piuttosto grande, uno studio meta-analitico piuttosto grande. Ci sono 8 casi controllo e 8 studi controllo e 9 studi di corte, e in entrambi i due gruppi di studi, quindi in totale 17, non c'è un aumento significativo del rischio di sviluppare il cancro alla mammella in pazienti che hanno fatto più di 4 tentativi di stimolazioni ormonali. Del resto, se noi andiamo a vedere quello che succede durante una stimolazione ormonale, si ha un iperestrogenismo per circa una settimana, con livelli che superano di 10, a volte anche 20 volte, livelli quelli che si hanno fisiologicamente. Ma che cosa succede in gravidanza? In gravidanza noi abbiamo questi stessi livelli di estrogeni per circa 40 settimane. E se noi andiamo a vedere questo lavoro sempre del 2010, di Azim, sulla sopravvivenza delle pazienti che sono sopravvissute al cancro della mammella, di quelle che sono rimaste in gravidanza e di quelle che non sono rimaste in gravidanza, vedete che la gravidanza, questo è uno studio piuttosto grande, 1244 casi e 18.000 controlli, vedete che le donne che sono rimaste in gravidanza sembrerebbero avere un fattore protettivo del rischio di morte del 40% rispetto ai controlli. Ovviamente questo fattore protettivo corretto per l'aspetto emotivo psicologico della gravidanza porta a un tasso di rischio relativo assolutamente sovrapponibili. Ma quindi queste sono delle evidenze che ci possono dire tutto è risolto? No, non è tutto risolto, perché non ci sono degli studi di corte o degli studi caso controllo che confrontino gli esiti oncologici di pazienti con neoplasia mammaria e che hanno ricevuto una stimolazione standard dopo la diagnosi. E quindi in attesa di evidenze bisogna cercare di attuare nella induzione della crescita follicolare multipla in queste pazienti degli accorgimenti che siano mirati a ridurre il più possibile i livelli di estradiolo, in particolare mediante l'associazione di gonadotropine con degli inibitori di aromatasi. Gli inibitori di aromatasi sono dei farmaci che, bloccando il sistema aromatasico, inibiscono la conversione di androgeni in estrogeni, diminuendo significativamente i livelli serici di estrogeni durante una stimolazione ormonale. E se noi andiamo a vedere i tassi di sopravvivenza cumulativa in queste pazienti, sia quelle che hanno fatto stimolazioni ormonali con questo tipo di approccio, sia quelle che non l'hanno fatto, vedete come in questo studio, piuttosto limitato nel tempo, 60 mesi, e nel numero 70 studi contro 136 controlli, non ci sono differenze di aumento di rischio di morte in questo gruppo di pazienti che sono stati sottoposti a questo tipo di trattamenti. E quindi l'ASCO, mediante il giornale della società, il Journal of Clinical Oncology, suggerisce che nelle donne che hanno avuto il cancro al seno con estrogeni positivi, recettori estrogeni positivi, delle terapie ormonali alternative di induzione della crescita follicolare multipla mediante l'uso di letrozolo o tamoxifene associato alle gonadotropine. Ma altri pregiudizi ci sono, e lo diceva prima il professor Lanzone, altri pregiudizi sono anche sul congelamento ovocitario. Pregiudizi che dicono: ma io il congelamento ovocitario non funziona. Ma non funziona perché è tecnologicamente semplice come tecnica, però bisogna applicarci, sì. E quindi in Italia, e vengo a te al commento che hai fatto te, Antonio, in Italia questi sono i dati del registro italiano della PMA presentati dal ministro il 28 giugno del 2012, quindi dell'ultimo resoconto che è relativo al 2010. In Italia, su 174 centri di secondo e terzo livello, in 30% non effettua proprio il congelamento, e questi sono quelli che Antonio ha detto che dovrebbero essere chiusi, perché come il professor Aragona ha detto che il congelamento, anzi ha detto che le tecniche di produzione medicalmente assistita sono una cartina di tornasole in un sistema
il ospedaliero, nell'ambito di una procreazione medicalmente assistita, il programma di congelamento è la cartina tornasole del centro di procreazione medicalmente assistita. In 43 centri, cioè il 25%, si effettua il congelamento ovocitario in non più del 5% dei prelievi effettuati. E soltanto 14 centri in Italia, cioè l'8%, superano il tetto del 20% rispetto ai prelievi effettuati, cioè praticamente niente. Detto questo, io volevo cercare di rompere il pregiudizio mediante l'unico modo possibile, è quello della medicina basata sull'evidenza, in cui in uno studio multicentrico, e quindi non in uno studio di un centro che dice io ho questi risultati, ma uno studio multicentrico che sono quelli che sono maggiormente validati da un punto di vista scientifico, in collaborazione tra il LIVI, l'Istituto Valenziano di Infertilità, noi e la Clinica Mangiagalli a Milano, 862 cicli di il scongelamento ovocitario mediante vitrificazione. Vedete come il tasso di, qui non parliamo di percentuale di gravidanza, quando oggi si parla di percentuale di gravidanza si deve parlare o di gravidanza evolutiva o di bambino o di delivery, di bambino che nasce. Un delivery del 26,3% per ciclo di scongelamento e il 29,4% per transfer di embrioni congelati, con 147 bambini nati, che corrisponde a un 15,8% di bambino nato per embrione trasferito. Cioè vuol dire che ogni 6 embrioni ottenuti, conosciuti, congelati, scongelati, nasce un bambino. Ma il congelamento ovocitario in un centro di procreazione medicalmente assistita rappresenta anche un metodo molto importante per migliorare le percentuali di gravidanza cumulativa della paziente e quindi non dover sottoporsi a ulteriori stimolazioni oppure non dover congelare soltanto embrioni. Vedete come alla fine del 3 il ciclo fresco, il primo ciclo di congelamento e il secondo ciclo di congelamento, di scongelamento, scusate, in donne fino a 40 anni, le percentuali di ongoing, cioè vuol dire oltre la 21esima settimana, sono del 57,5%, che sono assolutamente sovrapponibili a quelle che si hanno con il congelamento embrionario, perché il commento, quello più che viene effettuato comunemente, è va bene, ma gli embrioni offrono maggiori possibilità di successo. Se voi vedete questo che l'abbiamo presentato 2 mesi fa ad Istanbul, al congresso della Società Europea di Medicina di Riproduzione, che è in fase di preparazione per un lavoro, per una pubblicazione, vedete come sono assolutamente confrontando i tassi cumulativi con embrioni congelati o con ovociti congelati, non ci sono assolutamente differenze significative. Ma quello che è importante, ritornando al discorso della preservazione della fertilità nella paziente oncologica, quello che è importante è fare un counseling a questa paziente che tu hai davanti per, primo, vedere la fattibilità se può congelare le uova, secondo, il non darle false aspettative. Ho fatto vedere questo lavoro, che è un lavoro di Anna Cobo, che riguarda le pazienti, il congelamento ovocitario che viene effettuato nelle donatrici. In Spagna adesso la maggior parte dei centri fa ovodonazione mediante ovociti vitrificati. Vedete come se riesco ad avere la freccetta, vedete come le percentuali di gravidanza ongoing, ripeto ancora, non sono beta positive di gravidanza, ma quelle che poi arriveranno a termine, con ovociti di donne giovani arriva al 50%. Questo è molto importante, perché quando noi abbiamo una paziente davanti e gli dobbiamo dire signora andiamo a congelare sia che sia tessuto ovarico o che sia andiamo a fare una stimolazione per ovociti, noi dobbiamo tenere presente fondamentalmente 2 cose. Uno, qual è la riserva ovarica di questa paziente e qual è l'età di questa paziente? Perché se io ho una paziente di 37 anni con una buona riserva ovarica, questa qui è una candidata ottima sia a fare una stimolazione per preservare le uova sia per congelare tessuto ovarico, ma se io ho una paziente di 42 anni
che il viene da me perché vuole preservare la sua fertilità, noi dobbiamo spiegargli bene quali sono. Primo, la fattibilità tecnica di farlo, potrebbe assolutamente essere inutile farlo. Secondo, evitare che questa paziente abbia, investa tutte le sue speranze e la sua emotività in qualcosa che non si realizzerà mai. Potrebbe aiutarla a superare la malattia anoplastica, ma poi dopo si trova di fronte a una grossissima delusione. E qui, ritornando nel lavoro multicentrico che abbiamo pubblicato quest'anno, abbiamo cercato di capire quali sono i cut-off, sia da un punto di vista di età anagrafica, sia da un punto di vista di età biologica, di numero ovocitario. E vedete che il cut-off sono 38 anni, al di sotto dei quali la probabilità di ottenere il bambino che nasce con ovociti congelati è significativamente superiore, e per quanto riguarda il numero di ovociti, è 8 ovociti, al di sopra dei quali le possibilità di ottenere un bambino che nasce sono alte. Io avrei concluso qui e vi ringrazio per l'attenzione.